prossima volta guido io però, eh. Ok. C'hai avuto paura? Da morire. Dai. Braccia, che vino mi hai portato? Bio vegan. Ma lì mi hai portato il vino vegan, subbraciami ancora. Ballati. Della colonna d'apprezzo una maggiore consistenza, il taglio più grosso. Qui vince coppa, ragazzi. Cosa? Come al solito io metto in bocca. Assaggiate, assaggiate. Assaggiamo, assaggiamo. Vai. Amici di Braciami Ancora, oggi video diverso. Andremo a fare la spesa in due grossi supermercati e confronteremo la loro carne. Vediamo ragazzi chi ha la carne migliore. Vabbè, ve lo dico subito, i supermercati quali sono: Coop e Conad, due colossi della grande distribuzione. Io mi trovo in Prati, praticamente sono di fronte al Beef Bazaar, la nostra sede operativa qui a Via Germanico 136. Decideremo questi due supermercati in base alla vicinanza. Adesso googliamo e andiamo a cercare questa carne, andiamo a fare la spesa. Io mi occuperò ovviamente della carne, Francesca tu ti occuperai del vino, io lo racconterò, lo sto raccontando su Braciami Ancora, tu lo racconterai sul tuo canale su Bersani. Certo. Ancora, se non l'avete ancora fatto, seguiteli. Ci abbiamo la vespetta, siamo pronti, manca un casco, direi, però posso guidare io? Non lo so, ma vediamo. Vabbè, dai. Dai, andiamo. Ragazzi, prima di entrare vi do una breve descrizione delle realtà che stiamo andando a mettere a paragone. Coop e Conad, secondo Wikipedia, io mi sono informato su Wikipedia con il 99% della gente nel mondo, fatturano entrambe più di 14 miliardi di euro l'anno e hanno più di 50.000 dipendenti, quindi parliamo di due realtà enormi, grandissime. È inutile che state qua a fare tutti gli schizzinosi, perché prima o poi, una volta nella vita, sicuramente avrete fatto spesa o la Coop o la Conad. Però prima di iniziare do la parola ad un mio amico, un amico di Braciami Ancora, che lavora con queste grandi realtà e ci racconta il rapporto che hanno queste due grandi realtà con il mondo della carne. Allora parla Filippo, poi però iniziamo a fare il paragone. Ciao Michele e complimenti come al solito per il video, e non vedo l'ora di sapere chi vincerà questa sfida. Mi presento, io mi chiamo Filippo, sono un allevatore e faccio parte di una famiglia di allevatori che lavora da tantissimi anni con la GDO. Per farti capire l'importanza per i supermercati di avere una carne di alta qualità nei propri banchi frigo, ti riporto uno studio condotto dal CERMS della Bocconi, che sarebbe il reparto di interesse strategico, che ha scoperto che per il 76% dei consumatori una discriminante principale per la scelta del punto vendita è proprio la qualità dei prodotti freschi, quindi frutta, verdura, ma anche la carne. Detto questo, se dovessi consigliare a chi ti guarda, gli consiglierei di scegliere il supermercato che premia il rapporto con l'allevatore, perché così facendo riesce a valorizzare tutta la filiera, che è composta da allevatori e da agricoltori, ma anche dai trasformatori della carne, e soprattutto si può permettere di controllare il rispetto di tutte le norme e la qualità del lavoro, conducendo dei controlli annuali come avviene col nostro allevamento. Infatti noi ogni anno abbiamo dei controlli che certificano il benessere animale, l'alta qualità delle materie prime che compongono l'alimentazione dei nostri animali e il metodo di allevamento. Spero di essere stato utile, in bocca al lupo e a presto. Ciao! Il reparto carne, ragazzi, insomma, mi aspettavo qualcosina in più, Vero? Qui ci siamo un po' più ristretti. Allora, ho trovato questo, il bovino adulto. Questa è una bistecca classica. Prendiamola, vediamo un po' com'è. Tra l'altro è irlandese, potrebbe essere interessante. Poi un must, salsiccia di maiale, bisogna prendere. Daia. Sempre, ovviamente. Questo potrebbe essere carino, vedi? Pollo Coop, quindi questo è un pollo allevato italiano all'aperto, potrebbe essere interessante. L'ho già tagliato. Va bene, prendiamo questi tre, dai. Non c'è tantissimo, va detto. Qui che è questo? Ah, coscia, fette e agnello, secco così. Però no, non mi fa impazzire le fette e agnello. Qua che ci abbiamo? Qualcosa di American barbecue. Boh, vabbè, prendiamo questi tre che sono i tre must italiani, no? Pollo, maiale e salsiccia. Yes, andiamo alla cassa, vai. Quanto riguarda Conad, direi che andiamo a questo qua, via Angelo Emo, che sta a un chilometro. L'offerta è sicuramente più ampia rispetto a prima, però dobbiamo essere fedeli a quanto abbiamo fatto prima. Allora, cerchiamo delle salsicce, ragazzi. 8 salsicce, le prendiamo. Allora, bella fetta di manzo, bistecca dissossata, potrebbe essere questa qui. Un po' di qua. L'equivalente a quello che abbiamo preso prima. Un polletto a pezzi? Il polletto abbiamo preso. Aspetta, questi
Questi sono buonissimi, però non entrano in gara oggi, se no vincono a mani basse. Vado assaggiare, se non ci ricordi. Poi polletto. Guarda però, guarda questo pollo. Vabbè, a sto punto prendiamo le sovraccosce di pollo, queste qua. Pollo, brava, pollo golden questo qua. Prendiamo questo. Prendiamo questo, dai. Tanto lo famo cuoce al nostro... Super chef. Super chef. Andiamo, andiamo a pagare. Arrivati. La prossima volta guido io però, Ok. C'è avuto paura. Da morire. Bene ragazzi, siamo appena tornati, la spesa è stata fatta, quindi riepiloghiamo quello che abbiamo comprato e mettiamo a confronto i prodotti. E ragazzi, qui Coop, qui Conad. Maiale, manzo pollo, maiale, manzo pollo, diciamo, abbiamo cercato di mantenere un'uniformità di scelta. Però intanto volevo parlare di prezzi, ragazzi. Si assomigliano tutti, a parte le salsicce, che c'è un divario notevole e sul quale, diciamo, tutto questo divario ha cresciuto la mia curiosità. Partiamo dal pollo. Il pollo, ragazzi, alla Coop l'ho pagato 8,90 al chilo, il pollo alla Coop, mentre invece alla Conad, ragazzi, il pollo costa 8,15. Passiamo al manzo. Qui abbiamo un bovino adulto nato in Irlanda, allevato Irlanda Italia e macellato in Italia. 15,90 al chilo. Questo è l'acquisto fatto alla Coop, mentre invece alla Conad un Francia Italia, nato in Francia, allevato Francia Italia, per 17,80 al chilo. Qui ci sono circa 2 euro di differenza, ma dove la differenza è maggiore è il suino, il maiale. Questo suino toscano, ragazzi, era in offerta, sta a 11 euro al chilo, mentre invece questo suino italiano, origine Italia, sta a 5,90 euro al chilo. Praticamente tutto uguale tranne le salsicce. Sulle salsicce, ragazzi, c'è un notevole divario. Nel frattempo Francesca, vedete, si è apparecchiata i suoi bicchieri, perché su Versami ancora sta facendo esattamente lo stesso approccio, però con i vini. Io vi dico dove sto: sono al Beef Bazaar. Ci appoggiamo qui ovviamente in maniera eccezionale, c'è Leonardo che già ha allestito la griglia. Andiamo subito a fare i primi paragoni e i primi assaggi. Ma tu che stai a fare qua? Ma sta a pie vini. Ok. Iniziamo dal pollo, ragazzi, perché voglio andare con un crescendo di sapore, quindi il pollo tendenzialmente è il sapore più soft. Caro Leonardo, innanzitutto grazie, volevo ringraziare pubblicamente, signori, questo ragazzo grigliatore, gran professionista, che nonostante tempi bui è venuto qua ad aiutarci col sorriso. Leonardo, Conad Coop, mi affido a te, cottura tradizionale, e poi al massimo ci mettiamo un pizzico di sale. D'accordo, va poi bene. Mi raccomando, di acceri separati, non ce li confonde, sennò poi andiamo un tirto, ok? Oggi un intero ristorante, i coperti sono due, so. Che conosci, no, pure tre, sono tre, pure lui. Ah, mangi pure te? E pure tu mangi. Due più uno, ma vogliamo, vabbè, fare una cosa sciccosa, visto che è chiuso, non te li capita più. Se io mo ti porto un bicchiere di vino e ti cucini con un bicchiere di vino, non è più figo? Eh beh, decisamente sì, decisamente sì. Vai, vai. Un bicchiere di Bordeaux. Bello, il griller ubriaco ci piace, dai. Si comincia a ragionare. Leonardo, grazie. Grazie. Grazie mille. Grazie. Il Bordeaux. Bordeaux. Quindi è preso dove? Il Bordeaux l'abbiamo preso alla Coop. Alla Coop. Alla Coop. Ma se faccio? No, dovete sapere, ragazzi, no. Ogni qualvolta che io bevo del vino accanto a Francesca, mi viene l'angoscia. Oddio, sto a bere male. Oddio, non ho smosso il bicchiere. Non l'ho guardato contro luce, non ci ho fatti i gargarismi. Dignitosissimo. Allora, come? No, aspetta. Ma tu vuoi iniziare a spiegare tutti i vini nel video mio? Ma spiegateli sul canale tuo, no? Se va bene. Ok, perfetto. Ragazzi, se volete sapere queste cose, non le subversami ancora, vi vedete il video di Francesca. Ragazzi, all'assalto, a sinistra abbiamo Coop, a destra Conad, abbiamo il vino nel bicchiere. Francesca, che vino mi hai portato? È un Trebbiano, quindi siamo in Abruzzo, bio vegan. Come hai detto? È tutto dopo per te, bio vegan. Non li mi hai portato il vino vegan, su bracciami ancora. Malagna. Che vuol dire il vino bio vegan? Che è biologico. Che non ci sono i moscerini dentro. No. Scusate, ragazzi. All'assalto del pollo è andata una No, Coop non è mai, dai. Vuoi dire? Hai iniziato da Coop, pure io. La uova e con. Vabbè, pollo. Allora, vorrei sentire il parere di Leonardo. Il pollo golden mi sembra più morbido. Alla cottura è rimasto più corposo.
Sì, anche dovuto al fatto che erano pezzi più grossi. Invece il pollo della coppa erano pezzettini un po' più piccoli. Considera che il costo è praticamente lo stesso. Francesca, hai visto differenze? Sì, allora, sicuramente il fatto che quello della coppa è più piccino si secca, magari si è seccato un po' di più. Però questo qua della Conad è più saporito. Pollo Conad, beviamoci il vino vegano. Amici, ribaciami ancora? Perdonateci. Davvero ragazzi, io mi sono affidato a una professionista per il vino e mi ha portato, che però per onestà intellettuale devo dire che ci sta bene su sto pollo. Tutto sommato sì, dai. Assaggiamo, che è il vino vegano. Della Conad apprezzo una maggiore consistenza, il taglio più grosso. Parliamo della consistenza della carne, del fatto che il taglio è più grosso, quindi è più ciccioso, c'è più roba da masticare, si sgranocchia di meno. Ragazzi, battute finale sulla sfida pollo Cop Conad. A mio avviso, a parità di prezzo, il pollo Conad vince. È più ciccioso, più, anche più saporito, ma senza nulla togliere al pollo della Cop, che infatti prima chiacchierando abbiamo definito il pollo di casa, il classico pollo di casa. Leonardo, il tuo pensiero? Conad è più buono. Francesca? Anche per me è Conad, meno sopaccioso. Sfogliamo pagina, andiamo verso il manzo. Qui a sinistra il manzo irlandese della Coppa, a destra il manzo francese della Conad. Ho chiesto a Leonardo una cottura al sangue, ma è andato via, prendo il suo posto. A Francese, questo ha finito il vino! E qua, porta la ricarica! Se no non lavora! Com'è sto Chianti? Buonissimo! Lo deve di lei, lo deve di... Ma che io rubi la scena! Signori, qui abbiamo il manzo francese della Conad e qui il manzo irlandese della Coop. Ragazzi, mi rendo conto, sono bistecchine casalinghe, difficile poter fare cotture al sangue, insomma, sono bistecche che si devono mangiare la cosiddetta bistecca di mamma, no? Io ragazzi partirei con il manzo Conad. Francese Conad. Vado, amica, adesivo. Questo se lo mangiamo che mangia la burina. Diciamo che è molto basico il sapore. Proprio basic, proprio. Sono curioso di assaggiare questa selezione irlandese che propone Coop. Questa è English. Questa c'ha una virgola in più di personalità, secondo me. Sì. Aiuto. Leggermente più saporita. Esattamente. Vince Coop. Qui vince Coop, ragazzi. Prova un po' col sale, magari c'è questa là. Emerge. No, ma che ti metto il sale? Un po' di più pure ce lo potevi mettere, che è stato un po' tirchio, eh? Sì. Abbonda di sale. Sale si deve sentire, madonna. Hai ragione, scusate. La prova del sale. Buono, eh? Questa acquista 10 punti col sale, eh? Questa acquista 10 punti, questa però rimane di base una carne secondo me con più carattere. Questa qui. Questa rimane una carne con più carattere, ragazzi. A mio personale parere vince Coop con il manzo irlandese, perché per far uscire la personalità della carne di Conad ci abbiamo dovuto mettere il sale, invece si sentiva già senza sale che questa aveva un passo in più. Molto interessante anche questo confronto. Però Conad è sempre tipo casa, questa è la fettina di casa. La fettina di casa. Con l'olietto, capito? Esattamente. Questa è da padella proprio. Sì. Abbiamo preso due supermercati a caso basandoci su un unico parametro, quelli più vicini a Beef Bazaar, qui in via Germanico del quartiere Prati a Roma, perché abbiamo scelto, diciamo, in maniera davvero random. Sono assolutamente convinto che ci saranno dei punti Conad o dei punti Coop che saranno più forniti di questi o meno forniti. Non è un paragone assoluto, eh. Questo paragone che stiamo facendo, ragazzi, va preso con tutte le cautele del caso. Però ad esempio siamo andati nel primo punto dove siamo andati, che era un Coop. Nel primo punto dove siamo andati, che era un Coop, aveva un tantissimi metri quadri, era molto ben fornito sul vino, ma molto meno sulla carne. Poi quando siamo andati a Conad, praticamente il risultato si è invertito. L'offerta dei vini era minore, l'offerta carnivora era maggiore. Però questo, ragazzi, io avevo piacere a fare questo confronto, lo volevo fare da tempo. Ho colto la palla al balzo di questa situazione di totale blocco della ristorazione
per fare questo video, io diciamo definisco un video di servizio. Salsicce Coop, ragazzi, quelle praticamente da 11 euro al chilo. Sono molto curioso di vedere come sono, anche perché parliamo, ragazzi, di un prezzo che è esattamente al doppio rispetto a quelle che abbiamo comprato alla Conad, quindi mi aspetto tante aspettative nei confronti di questo suino toscano che addirittura era in offerta. Ma buono, cosa? Come al solito io metto in bocca. Assaggiare. Assaggiamo. Vai. È una salsiccia di tutto rispetto. Ah, io ho molte aspettative su questa perché l'ho odorata, aveva un bellissimo profumo, bellissimo colore. Poi adesso molto favorita. Anche poco grasso. Sì. Speziata il giusto, mi piace. Per ora il parere è assolutamente positivo. Il giudizio è positivo. Voglio assaggiare quelli della Conad. Bene, ragazzi, eccola qua la salsiccia Coop. Diciamo, a prima occhiata direi che è un pochino più grassetta, eh? Sì, un pochino più grassetta. Più grassetta, sì. Più grassetta, assaggiamo. Cuoce sempre. Vedete, ragazzi, la differenza di colore? Una è rosa e un'altra invece è diventata più bruna, meno rosa. Questa salsiccia della Conad mi sembra più da sugo. Da sugo? Sì, più grassa. Secondo me, ragazzi, qui vince Coop perché dal punto di vista gastronomico è un pochino più interessante. La salsiccia, quest'altra invece è una classica salsiccia come siamo abituati a... Cioè, mi verrebbe a dire la classica salsiccia del supermercato, che va bene, ma se vogliamo quest'altra qui ha un po' più di sprint, questa qui della Coop. Ma ovviamente, ragazzi, parliamo di due prodotti che hanno una differenza di prezzo notevole, c'è un gap mostruoso, perché questa costa quasi veramente 11 euro al chilo, questa ne costa 5, la differenza quando la metti in bocca si sente, ma attenzione, non è un giudizio universale, è un giudizio su quello che ho trovato oggi in questi due banchi e di questi due supermercati. Sicuramente in altri punti ci saranno salsicce differenti, queste sono quelle, ragazzi, che abbiamo trovato oggi, che è giovedì 8 aprile del 2021. Battute conclusive, alla fine di leggero vantaggio vince la Coop, almeno per la carne, ma ripeto, confronto assolutamente parziale, a un occhio clinico, a un occhio sicuramente chirurgico, probabilmente questo confronto aveva più difetti che pregi, ma ci tenevo a farlo, ragazzi, anche perché di questi tempi creare contenuti è difficile con tutta la ristorazione e tutte le aziende che stanno ferme. Ho voluto buttare un occhio lì nella GDO, perché poi alla fine, ragazzi, sono luoghi nei quali tantissima gente va a fare la spesa, è inutile carcelo, e non vuole essere una diminuzione del macellaio sotto casa, che ovviamente ha sempre il valore aggiunto di cosa? Del rapporto umano. Questo ci tengo a dirlo. In entrambi i punti vendita dove sono andato non c'era la figura del macellaio con la quale confrontarsi, cosa che invece ovviamente trovate in macelleria, perché c'è sempre il macellaio, il valore umano, la sua professionalità, che può in qualche modo indirizzarvi in una scelta piuttosto che in un'altra. Spero che questo confronto vi sia piaciuto. Alla fine però, ragazzi, devo dire, non è che ho mangiato roba scarsa, assolutamente no, roba che supera la sufficienza. Abbiamo fatto un confronto così per avere un orientamento migliore e avere anche un accrescimento dal punto di vista gastronomico nel nostro approccio alla carne, al mondo della carne. E questo è tutto, ragazzi, ditemi se volete altri confronti che ve li organizziamo, ci organizziamo per fare un video. Un abbraccio e che l'abbraccio sia con voi. Ciao.